Allora, io condivido pienamente il discorso del caro Umberto con cui collaboro e anche grazie attraverso Diego Cusaro, che ringrazio immensamente per questa fantastica opportunità che ci ha dato di essere qua oggi e di averci aperto questo mondo. E il mio discorso è legato alla questione dell'arte, ma non soltanto, è legato a quella coscienza critica che noi oggi abbiamo perso, e quando dico noi intendo una giovane generazione, perché io faccio parte di quei ragazzi anglofonicamente detti millennials che vedono il loro futuro negato fondamentalmente. E io credo che bisogna ripartire, bisogna tornare indietro, come diceva lui, rientrare alla base. Rientrare alla base di qualcosa che a noi non ci è mai stato dato, perché noi siamo cresciuti in un'unica visione di un futuro, che è questo, quello che ci è stato dato, e ci è stato detto che questo era tutto, e questo era l'unico modo di vedere le cose, questo era l'unico modo di esprimersi, questo era l'unico modo corretto per poterlo fare. Quindi noi siamo già nella generazione del politicamente corretto, del cromaticamente corretto, proprio parlando di colori, siamo quelli che non possiamo esprimere quello che pensiamo e non possiamo avere la capacità critica di vedere un'altra società, perché nessuno ci ha mai parlato di un'esistenza di un'altra società, per cui fondamentalmente io credo che bisogna rientrare, come dicevo prima, alla base, tornare alla cellula, tornare all'atomo, l'atomizzazione del discorso, è che si deve ritornare proprio dentro alla questione primaria, che è il ragionamento, che è la speranza. Bisogna tornare a pensare, bisogna pensare altrimenti, bisogna avere il coraggio di esprimersi, perché sia l'arte che la poesia, che la musica, che la letteratura, che tutto quello che è l'atto creativo fondamentalmente non è spiegato dal nostro contemporaneo, non è fuori dalla globalizzazione, non è fuori dal mercato, ma ne fa parte integrante, anche ne è bandiera, perché o stai con loro o stai contro di loro, o stai con il pulpito universitario, perché dalle cattedre delle università italiane ci viene dettato che cosa dobbiamo essere, come la dobbiamo pensare in maniera assolutamente rigida, non c'è alternativa, oppure a noi viene sbarrato tutto quanto e in più ci viene detto la vostra conoscenza vi viene data a brandelli a seconda di quanto pagate, ovvero fate l'università, dopo dovete fare l'Erasmus, dovete fare il Master, dovete essere comunque allineate ai mercati, e ogni volta che sbloccate con la carta di credito un nuovo livello, come se fosse un videogioco, vi danno un pezzo di conoscenza in più e vi danno la possibilità di ottenere un traguardo. Ecco, io credo che questo non sia giusto, perché la conoscenza fondamentalmente dobbiamo avere la possibilità di averla tutti se la vogliamo avere. Siamo noi che dobbiamo decidere di poter accedere a una conoscenza. Tutte le volte a caro prezzo e dare le nostre vite in mano a chi ha solo il portafoglio al cuore, non il nostro futuro. E io sinceramente me lo voglio riprendere il futuro, come artista, come critica d'arte, come critica di questa società che è arte, perché la società contemporanea, la filosofia, la letteratura è l'industria culturale ed è un linguaggio, e che invece di parlare con la parola parla con l'immagine, che è forte esattamente allo stesso modo, solo che usa un altro modo, ci parla attraverso gli occhi e ci parla dentro il cuore. Ed è al cuore che io oggi mi rivolgo a voi, dicendo che come i vostri figli e come chi ha la mia età e come chi è più piccolo e ovviamente dovrà entrare dentro questa società del futuro, io voglio che tutti noi possiamo avere una possibilità, voglio che questo futuro ce lo possiamo riprendere.